pillole, il meglio di Ship to Shore di questa settimana. Ora lo shipping è un po' meno popolare in banca. Il fondo Efilo rimane al palo. Banco Popolare e Fibanca pronta ad abbandonare la nave? Bogazzi lancia una nuova linea di Bro Intermed. Marina di Carrara insorge contro l'imprenditore acuano che sta dismettendo parte del suo impero. Take il duro di Onorato. L'armatore di moti dichiara guerra a Foreship Corsica Ferris, facendo rotta sul Golfo Aranci. Piccolo incidente per il Bastia. Fallimento in vista per i cantieri dei Poli. Bocciato il concordato preventivo e depositata la prima istanza di fallimento. Sembra vicina alla fine per lo storico stabilimento Veneto. Una Melanie Bambini per il rigassificatore Rodigino. L'armatore Ravennate vara una new building d'avanguardia destinata all'impianto di Adriatic LNG. La petroliera Made in Sicily gonfia il cuore isolando. Cerimonia toccante al cantiere navale di Trapani per la nuova petroliera di Augusta 2. E intanto Zacchello continua a fare buoni affari con Gheddafi. Un'altra petroliera ceduta alla flotta di bandiera GNMTC, rinforzata da due new buildings, mentre entra in esercizio una nuova Aframax consegnata in Cina da New Times. Agora si apre all'estero. Il consorzio di agenzie italiane indipendenti sigla un'alleanza con il colosso CAC Shipping. Battistello a tempo di record, allungato ad oltre 5 anni il mandato della presidenza di Fairport. La scomparsa di un grande ship manager. Per oltre mezzo secolo Terravazzi ha accompagnato le gesta di Vlasov, Sigmar, V-Ships, Silver Sea e tante altre iniziative di successo. Grillo disconosce l'accordo di Genova. Il senatore PDL durissimo con la vicenda della gara sul lavoro portuale, finita con un compromesso. Queste erano solo alcune delle principali notizie di questa settimana. Per gli approfondimenti potrete scaricare la nostra rivista online al sito www.ship2shore.it. Ship to Shore, usciamo dopo i quotidiani ma arriviamo prima sulla notizia.